Salve, senta, io vorrei accendere un mutuo. Devo ridere. Noi banchieri siamo simpatici. Sì, come la peste del 300. Che cosa vuole? Mutuo. È proprio sicura? In effetti no. Se penso che per 100.000 euro presi regolarmente in banca devo pagare per 30 anni, invece se prendo 100.000 euro con una rapina, al massimo che mi danno è 10 anni. Questa cosa non mi fa dormire la notte. Beh, effettivamente. Simpatica anche lei. Compra casa? Sì. Che lavoro fa? Libera professionista. Che garanzie ci dà? Beh, le garantisco che lo pagherò sto mutuo. Servono certezze. Ah, l'unica cosa certa è la morte. Comunque, per avviare la pratica ho bisogno di alcuni documenti, dalla carta d'identità, codice fiscale, alle ultime 23 dichiarazioni dei redditi, lista movimenti di conti suoi, di sua madre, di suo padre, di vicino di casa, poi bisogno del testamento, diario della terza media, ortopanoramica, colonscopia, pap test. Ah, ovviamente i suoi e del garante, anche della figlia e dell'amante del garante. Io non ho garanti. Provi a vedere su subito.it. Comunque il mutuo in questo momento è ottimo da prendere, perché abbiamo l'Euribor, le spread, il tag, il ting, tan tan, il tag dalla nostra parte. Ma io Amici nostri. Ah, poi c'è anche l'assicurazione che deve fare, io glielo dico. che assicurazione? Assicurazione sulla casa, incendio scoppio, esplosione vulcanologica, arrivo del messia, meteorite e tsunami. Tsunami a Rocca de Papa? Ah, e poi bisogna assicurare anche la piscina dall'incendio. Ah, perché è probabile che le piscine si incendino? Per le banche sì. Ah, ok. Però che io paghi il mutuo, no. Assolutamente no. Allora, io intanto avvio la pratica, poi quando ci sarà la riunione in gabinetto del consiglio di amministrazione della delegazione per l'erogazione, le farò sapere. Ma perché fanno le riunioni al gabinetto? Sì, fanno le riunioni dal gabinetto. Hanno appena finito. Non hanno approvato un mutuo quando è così. Dicevo, ci saranno, se passerà la riunione del gabinetto, le spese di erogazione mutuo, le spese di scrittura mutuo, le spese di ripensamento del mutuo, le spese per la surroga, la proroga, freddigrafa omologa. Cosa è successo? Si sente sola? È triste? No, perché le volevo dire che noi le saremo sempre vicino. È proprio un servizio della banca, stare vicino al cliente e coccolarlo. Per esempio, provi a non pagare una rata di mutuo. La chiameremo a tutte le ore. E se non è amore questo, penso che andrò in affitto. Arrivederci.